Per Vuoti a Rendere ho proposto appunto il progetto Mestre Tirana, un progetto volto a mappare l'identità di un luogo appunto come Mestre, che è un luogo ai confini di Venezia. Ho proposto un progetto che ho cominciato nel 2008 insieme a Terry Monfrey. Questo progetto riguarda la descrizione, il racconto di una strada. Il titolo è 309 Vita, Morte, Miracoli. Non c'è la volontà di spiegare una strada, ma solamente di mostrare quello che accade in questo luogo. Per Vuoti a Rendere ho proposto il mio progetto La Stagione delle Ombre, che è un percorso di ricerca cominciato nel 2012 e su degli spazi che ci sono tra la zona di Desenzano del Garda e Brescia dove abito. Sono tutte case abbandonate principalmente e ho deciso di interpretare questi spazi e cercando di ridare vita appunto a questi luoghi tramite l'utilizzo di un'illuminazione selettiva e l'utilizzo anche di luce ambiente. Sono approdata alla fotografia, diciamo fin da giovane, quando sì, frequentavo il liceo. All'inizio è stato più un percorso, proprio un modo di esprimermi, quindi erano più foto personali, io comunque sì, raccontavo di me stessa. E poi frequentando comunque l'Università di Arti Visive a Bologna e poi di Fotografia a Urbino, sì, ho formato più il mio linguaggio. Mi sono appassionato per la volontà di rapportarmi con gli altri. Per la mia timidezza ero molto timido e per cercare di rapportarmi negli altri, di scoprire anche, di osservare, appassionatissimo di guardare, ho cominciato a girare con questa macchina fotografica analogica. E da lì, sempre di più, questa passione ha preso piede. La passione poi è diventata quasi ossessione e poi si prosegue sempre, c'è sempre un'evoluzione. Mi sono trasferito a Milano per frequentare l'Istituto Italiano di Fotografia nel 2011 e nel 2013 mi sono diplomato appunto come fotografo lì a Milano e ho avuto la possibilità di acquisire le capacità, le conoscenze, i mezzi per poter esprimere e intraprendere un mio percorso di ricerca personale. Di questo contesto e di questo spazio mi ha colpito la possibilità del riutilizzo, di riutilizzare degli spazi abbandonati o non utilizzati. E la trovo molto interessante come possibilità ed è un'opportunità per noi che abbiamo partecipato, di mostrare le nostre opere. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Ciao, grazie.